Buonasera amici bianconeri, eccoci qui per una nuova diretta e do subito la parola ai miei amici qui presenti, presentandolo ovviamente prima, c'è Massimo Impinto, Buonasera. Buonasera Federico Facello, a tutti. Francesco Signore Buonasera a tutti, Forza Juve. e Ferdinando Vasaturo. Buonasera, ben ritrovati a tutti. Perfetto, anche oggi abbiamo tanti argomenti interessanti, vi invitiamo ovviamente a interagire con noi, a fare osservazioni, domande e quant'altro. Io direi di partire subito con il primo argomento, che anche è un argomento di attualità, un focus su Douglas Costa. Ovviamente faremo un'analisi sia tecnica di questo giocatore, una nostra valutazione sui suoi primi anni di Juventus, e poi ci legheremo anche alle voci di mercato. È vero che adesso parlare di mercato è prematuro, però diciamo ci sono varie voci e si fa anche riferimento a un ipotetico scambio con il centravanti del Manchester City, Gabriel Jesus, che è un centravanti giovane, forte, sicuramente ne approfitteremo anche per, insomma, divagare un po' dal tema. Io partirei proprio sempre da Federico Facello e passerei la parola per chiedergli le sue impressioni su Douglas Costa e anche su questo ipotetico scambio di mercato o comunque voci di mercato che girano. Allora, vabbè, tu sai benissimo che per me Douglas Costa è uno dei miei pupilli, lo considero nel gioco di Sarri un giocatore fondamentale. Purtroppo ha problemi di condizione fisica che l'hanno un po' caratterizzato nelle ultime due stagioni, però secondo me è uno di quei giocatori che può spaccare la partita in qualsiasi momento, sia giocando dall'inizio che entrando a partita in corso. Quindi, se dovesse rimanere, come mi auguro, essendo anche un fan dell'allenatore attuale, ovvero di Maurizio Sarri, se dovesse rimanere Sarri in panchina, io spero che anche Douglas Costa rimanga, augurandomi ovviamente che vada incontro a una stagione con meno problemi fisici. Non so voi come la pensate, però diciamo che io spero e mi auguro che possa almeno un'altra stagione vestire la maglia bianconera. Vediamo Francesco cosa ne pensa. Ma io ho capito che Douglas Costa sarebbe stato un grande calciatore, o che era un grande calciatore in un Bayern Juventus, dove noi purtroppo uscimmo in quel 4-2 famigerato che ci vedeva dentro fino all'88esimo. Poi Vrà, non so se ricordate, non spazzò la palla e successe un po' l'impossibile. Lì Douglas Costa arrivò fino al 90esimo e ci surclassò, fu nettamente superiore. Le impressioni che mi dava Douglas Costa dal campo, che mi ha sempre dato, è come un calciatore che quando è in forma è il classico giocatore che è più forte degli avversari e che ci fa vincere le partite. È un giocatore completo, fortissimo e che può fare tanti ruoli d'attacco. Quando si sposta la palla da destra a sinistra diventa un giocatore micidiale. Se mi chiedi uno scambio con Gabriel Jesus è il pupillo di Guardiola al City, l'ha voluto lui fortemente, è un giocatore anche lui completo, tecnicamente dotato, un giocatore che riesce a fare anche reparto da solo, poiché Guardiola gioca col 4-1-4-1, quindi lui è il terminale offensivo. Non so se è proprio il centravanti che cerca la Juventus. Io, se fossi in Paradici, diciamo, mi punterei più su un vero numero 9, quindi l'Icardi di turno, un Lewandowski, ma poi è inutile parlarne. È un giocatore sì che farebbe comodo alla Juve, ma forse si potrebbe pestare un po' i piedi con gente come Dybala o con gente che ama un po' decentrarsi, come ad esempio Cristiano Ronaldo. Per adesso Douglas Costa non lo toccherei, anche se ha avuto comunque nel tempo parecchi problemi fisici. È un calciatore che comunque quando è in forma e quando riesce a dare continuità appunto alla sua stagione diventa devastante sia in Italia che in chiave europea. Quindi per adesso Douglas Costa me lo tengo stretto, poi non so voi cosa ne pensate. Ferdinando, tu cosa ne pensi? Sì, confermo tutto quanto avete detto. Innanzitutto mi associo alla speranza di Federico, che è quella di non vederlo partire, voglio dire. Sappiamo tutti che è forte, ha grandissime qualità tecniche, specialmente sull'uno contro uno è devastante. L'unica pecca, forse, veramente sono i troppi infortuni, cosa che magari ha dato fastidio pure a Sarri, no? Anche perché Sarri, appena arrivato alla Juventus, nella conferenza stampa lo fece capire apertamente, insomma, che avrebbe puntato su di lui, mettendolo forse, non dico a paragone di Cristiano Ronaldo, magari, però
gli ha fatto capire fortemente che lo riteneva un fenomeno, quindi, e che avrebbe puntato sicuramente su di lui. Peccato per i troppi infortuni. Per quanto riguarda il mercato, ripeto, la mia speranza è quello di non vederlo partire, perché deve restare alla Juve, perché deve dimostrare ancora tanto alla Juve. E sono d'accordo con Francesco piuttosto di trovare un vero numero 9, forse è quello che alla fine farà la Juventus con l'avvento della partenza di Higuaín, credo. Invece Massimo, tu cosa ne pensi? Allora, io voglio premettere che per me Douglas Costa, sotto un punto di vista tecnico, è forse insieme a Cristiano Ronaldo il nostro miglior giocatore. Sotto un punto di vista tecnico lo trovo addirittura superiore a Dybala. Solo che purtroppo da noi vuoi gli infortuni, ma soprattutto come è stato utilizzato, è risultato veramente decisivo quando è subentrato. Quando le difese erano già stanche e la sua velocità incredibile spaccava completamente la partita. Ogni volta che è stato utilizzato dal primo minuto non è stato decisivo così come quando è subentrato. Poi mi sembra fatto di cristallo. Questo come lo toccano così si spacca. L'anno scorso Mister Allegri fece una battuta che volendo poteva essere pure un po' antipatica, disse: non mi ricordo più neanche se bianco e nero. Sei biondo, disse. Ah, sì, biondo è qualcosa. Questo in un giocatore però ha il suo peso, un giocatore che ti si rompe sempre ha il suo peso. Cambiarlo con Gabriel Jesus, io non credo che Gabriel Jesus, come ha detto Francesco, sia il profilo per noi. Si pesterebbe i piedi, o se ne va a destra o se ne va a sinistra, trova sempre qualcuno con cui pestarsi i piedi. La nostra necessità è trovare un finalizzatore, un cecchino. Ora, sapete che non amo come si chiama, Icardi, per il suo modo di giocare un po' avulso e oggi nel calcio moderno, che non è più il calcio di 15 anni fa, di 10 anni fa solamente, dove un Inzaghi poteva non partecipare al gioco ma essere un cecchino che non perdona nessuno. Oggi non è più così, oggi non ti puoi permettere di giocare in 10 una partita e avere l'undicesimo che aspetta di metterla dentro. Però se mi chiedi vuoi Icardi o Gabriel Jesus, io ti dico voglio Icardi, non voglio Gabriel Jesus, perché come funzionalità all'interno dei giocatori che già abbiamo, Gabriel Jesus non saprei dove metterlo. Perciò in questo momento mi sta bene di provare ancora un anno, sperando che continui, che la faccia intera una stagione Douglas Costa, perché sotto un punto di vista tecnico è secondo solo a Ronaldo, e poi dobbiamo anche vedere se è secondo solo a Ronaldo. Ragazzi, io ne vorrei approfittare, vedo davvero tantissimi amici collegati, Raffaele, Lucio, Luigi, Pasquale, Antonio che ci ha fatto tantissime domande e osservazioni, Mario, Massimo, li saluto tutti, Gino, davvero li saluto tutti, vedo che anche qualche socio, insomma, sente la mancanza del club, non mi fate commuovere in diretta, per favore, ci mancate anche voi. E niente, poi per quanto concerne invece Douglas Costa, che poi bisognerebbe capire anche come pronunciare il nome, perché c'è chi dice Douglas, si dovrebbe dire Douglas alla brasiliana, non vorrei sbagliare, quindi chiamiamolo Douglas. E niente, io sono d'accordo con voi, tutte cose giuste, lo ritengo, non lo ritengo superiore a Dybala, dico la verità tecnicamente, però il livello è quello, insomma, è un top. Il problema non è il discorso tecnico, perché discuterlo tecnicamente, un giocatore che spacca le partite fa la differenza. Se ricordate il suo primo anno con Allegri, lui da gennaio in poi, se andiamo a vedere i gol della Juventus, c'era sempre lo zampino di Douglas Costa, o segnava o faceva l'assist, lo ricordo anche con l'Inter, spettacolare, fece 5-6 mesi, quindi discuterlo dal punto di vista tecnico non esiste. Dal punto di vista comportamentale forse è una valutazione che anche la società sta facendo, però il problema serio sono gli infortuni. Spesso si infortuna, avete visto anche con il Verona, senza essere toccato perché ha i muscoli di cristallo. Quindi conviene alla Juventus avere un giocatore così forte,
però che magari all'improvviso ci può, insomma, lasciare, insomma, deve essere sostituito, e quindi non si può sfruttare, magari su 10 mesi lo sfrutti 3 mesi, è troppo poco, non per niente forse Massimiliano Allegri anche per questo lo gestiva in un certo modo, è una valutazione che dobbiamo fare. Non era l'ultimo arrivato Massimiliano Allegri, penso che Costa sia un giocatore che possa piacere a qualunque allenatore. Sicuramente ha detto bene Federico, nel gioco di Sarri è il giocatore ideale, è vero, è tutto giusto. Tra l'altro ci consente di giocare con un 4-3-3 che può essere un 4-4-2 mascherato, quindi tatticamente poi a partita in corso è micidiale, fa la differenza. Però la valutazione fisica è una valutazione che una società come la Juventus deve fare. Io con il cuore sono d'accordo con voi, me lo terrei perché mi fa impazzire come giocatore. Però se prendono un giocatore, anche un'altra ala, non per forza un centrale, ma un'altra ala di livello, però che dia garanzie dal punto di vista fisico, anche perché Costa comunque va verso i 30, è del 90, io un pensierino lo farei, anche se con il cuore un giocatore come Costa, un innamorato di calcio, vuole sempre tenere. Per quanto concerne invece l'eventuale scambio con Gabriel Jesus ha comunque 23 anni, Francesco l'ha ben presentato, è un ottimo centravanti, è un centravanti che sa anche dribblare, sa tenere palle e sta a scambiare, quindi potrebbe scambiare con Dybala, con Ronaldo, eccetera. Certo, dobbiamo vederlo nel campionato italiano, sicuramente, però non è un profilo di basso livello. Poi se vogliamo fare, visto che abbiamo tempo, anche un giro sull'ipotetico centravanti ideale della Juventus, noi dobbiamo tener conto che immaginiamo sempre una Juventus con Cristiano Ronaldo, quindi la presenza di Cristiano Ronaldo condiziona anche il centravanti che dovremo andare a prendere. Perché se prendiamo Icardi, un ottimo numero 9, però la sua compatibilità con Ronaldo, con a fianco magari un Dybala, io qualche dubbietto lo ho. Non so se è un giocatore che si presta così allo scambio stretto, che lavora per la squadra sicuramente poco. Quindi, lo ripeto, un giocatore ideale vicino a Ronaldo è il Benzema, il Firmino, forse il Gabriel Jesus lo dovrei vedere, però un centravanti che sappia anche dialogare e lavorare di squadra. Sicuramente come numero 9, penso che voi siete d'accordo con me, dobbiamo guardare un giovane, i migliori sono Gabriel Jesus, è uno dei migliori, poi c'è Haaland, quello del Borussia Dortmund, che è già fortissimo, ormai è andato, per il momento non è un prospetto valutabile, quindi cioè acquistabile almeno al momento, però io non so, voi come centravanti, che tipo di centravanti, parlo di caratteristiche, quindi non facciamo dei nomi, descriviamo anche le caratteristiche del tipo di centravanti di cui la Juve potrebbe avere bisogno. Parto proprio da Federico. Tu cosa ne pensi, Federico? Vabbè, ricollegandomi alla trasmissione, alla puntata, diciamo, precedente, quando abbiamo iniziato ad affrontare un attimo il discorso del centravanti, secondo me quello che manca alla Juve in questo momento è il centravanti che la butta dentro. Nel senso, noi, come hai detto giustamente tu, quelle rare volte che abbiamo giocato col tridente di peso, siamo un po' andati in difficoltà perché abbiamo capito che almeno quest'anno il centrocampo non riesce a reggere come si deve un tridente con Dybala, Ronaldo, Higuain e via discorrendo. Quindi torniamo al discorso della puntata precedente. Secondo me, se si vuole prendere un numero 9 di razza, forte, un goleador puro, dobbiamo innanzitutto andare a rinforzare il centrocampo. Tornando invece, giusto per citare un nome, io rimango della mia idea, prenderei tutta la vita Icardi, perché secondo me è uno di quei giocatori che quando vede la porta difficilmente non la inquadra. Sui giovani hai detto perfettamente di Haaland, però ahimè, dovevamo essere un po' più furbi nel prenderlo adesso, perché ormai, oltre che avrà triplicato il costo del cartellino, credo che sia difficile che il Borussia Dortmund se lo lasci scappare dopo 3-4 mesi, però in prospettiva lo vedo veramente un fuoriclasse, un bomber del futuro. Sì, Francesco, tu cosa pensi? Ragazzi, io prima ancora di parlare di nomi o di calciatori bisogna ben capire, secondo me, la Juventus come vuole giocare o Sarri come vuole giocare, perché se Sarri vuole giocare come ad esempio il suo primo Napoli, quindi dove c'era il terminale offensivo che era Higuain, aspettava il pallone e la buttava dentro, io prendo Icardi o prendo Lewandowski, giocatori che comunque mi assicurano almeno 20-25 gol a stagione, minimo. Se invece la Juventus e Sarri decide di giocare come stava giocando ultimamente, questi sono giocatori che non sono funzionali, poiché Ronaldo fa tanto movimento, lo scambio al limite dell'area con un Icardi lo vedo poco. Quindi a questo punto comincerei a puntare su calciatori, sempre senza fare nomi,
che riescono ad aprire spazi, un po' quello che faceva Mandzukic, dove si muoveva, cercava di aprire spazi. Io mi ricordo il primo 3-5-2 però di Allegri, dove c'erano Dybala e Mandzukic, fecero una grandissima stagione tra l'altro, e io ricordo che Mandzukic faceva tantissimo movimento, e Dybala quella forse è stata la stagione migliore quando è stata la Juventus, perché c'era Mandzukic che riusciva, oltre a fare movimento, a tenere palle, ad aprire spazi. Quindi bisogna innanzitutto capire Sarri come vuole giocare. Se vuole giocare come il primo Napoli, Icardi tutta la vita, un po' quello che faceva Higuain, che ad oggi purtroppo non ha questa continuità, poiché l'età è quella che è, insomma, per un calciatore, si intende. Se invece dobbiamo giocare un po' come ha giocato il Chelsea di Sarri, oppure come ha giocato la Juventus di Sarri finché si è giocato, io punterei più su un giocatore fisico, ma che riesca a fare anche movimento e che riesca ad aprire spazi a Dybala e a Ronaldo. Sappiamo bene che i due partono larghi, ma alla fine si accentrano sempre. Vabbè, non per niente la Juve voleva prendere Lukaku, che è un giocatore che avrebbe aperto tantissimi spazi come tipologia di giocatore. Poi non entro nel merito della qualità dello stesso. Ferdinando, tu cosa pensi? Sì, effettivamente è così. Bisogna capire prima Sarri veramente cosa intende fare quest'anno. Icardi è indiscutibile, voglio dire, come tecnica, come bravura e come potenza fisica, perché anche quello c'ha, sì. Però io oggi leggevo, e questo così lo dico così, magari potrebbe essere un'idea, addirittura di un piccolissimo sondaggio di Milik. Cosa pensate di Milik oppure un Ciro Immobile alla Juventus? Sono due cose differenti, aspetta un attimo. Sono due giocatori. Sono due cose differenti, però Milik rientra un po' in quello che diceva Francesco, no? Il classico 9 che ti apre la difesa, che magari è pure bravo negli scambi, perché l'abbiamo visto che è anche bravo, mentre l'altro come potrebbe essere in questa Juve, come potrebbe andare in questa Juve secondo voi? Allora, io prima di rispondere voglio continuare a salutare i nostri amici. Vedo che anche Antonio sta intervenendo molto, fa nomi, Pogba, Tonali, Icardi, su tutto spiano, insomma. Poi, insomma, amplieremo il discorso. Sì, Ferdinando, Milik come tipologia di giocatore, sicuramente un giocatore che non è scarso, assolutamente, è un ottimo giocatore, tecnicamente è dotato e, insomma, ci darebbe anche una varietà di testa, quindi che non sia Milik ma chi per lui, però la Juventus sicuramente in rosa, quindi non dico come titolare, ma almeno in rosa, il classico pennellone per intenderci lo deve avere, perché nei momenti del bisogno un giocatore che ti può fare la sponda aerea, può mettere in apprensione la difesa avversaria sul gioco aereo, serve. Su questo Icardi, seppure non sia un Marcantonio per intenderci, comunque un giocatore che di testa anche sa dire la sua, perché la Juventus quest'anno, a parte Cristiano Ronaldo, in fase offensiva praticamente noi sappiamo che Higuain è un grande giocatore, ma di testa non è, insomma, la sua specialità. Immobile, a mio giudizio, come tipo di giocatore, è un giocatore che è più adatto a una squadra che gioca in contropiede, che ha bisogno di spazi. Sicuramente un faticatore, nel senso che ti fa anche il centrocampista, il difensore all'occorrenza lavora molto per la squadra. È un ottimo giocatore, però attenzione, una cosa è la Lazio, una cosa è la Juventus. Quindi come valore assoluto, io non so, sinceramente la Juventus credo che abbia bisogno di un giocatore diverso tecnicamente davanti. Non so, Massimo, tu cosa ne pensi? Allora, io vorrei ricordare che Ciro Immobile stava nelle nostre giovanili, ha esordito a Bologna sostituendo il capitano a 4 minuti dalla fine e non fu tenuto da, mi sembra, proprio da Mister Conte, perché in una squadra che fa possesso palla e schiaccia gli avversari, il buon Ciro non ha gli spazi necessari per esprimersi. Immobile è andato bene nel Torino, va benissimo nella Lazio, che ha il suo baricentro molto più basso rispetto a quello che tiene una squadra come la Juve e come teneva il Borussia di Dortmund, dove lui è andato a giocare ma non ha sfondato. Perciò ha delle caratteristiche non adatte a noi. Questo per quanto riguarda Ciro Immobile. Milik, onestamente, non è un nostro profilo.
potrebbe essere una buona copertura per il vero centravanti. Perciò è un rincalzo, per avere comunque un rincalzo di qualità, non. No, Io sono d'accordo con Massimo. Nella rosa degli attaccanti ci può stare, però titolare fisso della Juventus, onestamente, non ce lo vedo. Abbiamo Higuaín, che comunque il problema di Higuaín è l'età, perché Higuaín deve essere gestito. Se fa un'annata all'Altafini, quindi gestito, sicuramente Higuaín, a mio giudizio, può ancora dire la sua nella Juventus. Se deve fare 3 partite a settimana, no, e l'abbiamo visto, non può reggere. Quindi, se lui capisce questo e lo accetta, Higuaín, amici miei, secondo me può fare davvero ancora tanti gol, anche pesanti, come aveva fatto a inizio anno, perché come tipo di giocatore è un centravanti adatto anche a giocare con Cristiano Ronaldo, e penso che l'abbiamo visto, e con lo stesso Dybala si intende a meraviglia. Federico, tu cosa pensi? No, io volevo aggiungere una cosa riguardo quello che ha detto Massimo. Io Immobile lo vedo uno dei rimpianti. Magari in una delle prossime puntate potremmo anche parlare di questo. Faccio un altro nome, ad esempio, per me anche Henry è stato un grandissimo rimpianto, lasciarselo sfuggire come l'abbiamo fatto. Oh, Lo so. Sì, vabbè. Però Immobile, dobbiamo essere pure onesti, quando l'abbiamo avuto noi era un ragazzo, quindi non gli abbiamo dato il tempo di crescere. Oggi è tutt'altro giocatore e secondo me è maturato tantissimo negli ultimi anni. Su Milik invece sono d'accordo con Massimo, non è secondo me un giocatore da Juventus, quindi mi tengo tutta la vita Higuaín, senza alcun dubbio, insomma. no, ma io non ti stavo, non lo stavo consigliando, era che c'è stato Sì, è questa per... piccolissima, piccolissima interesse, forse un piccolo sondaggio, voglio dire. Vorrei aggiungere una cosa e poi ricordare un intervento che è stato fatto. Di quella Juve che diceva Francesco, ricordiamo che per un periodo di tempo abbiamo giocato con 4 punte e abbiamo fatto delle grandi prestazioni con 4 punte, ma noi avevamo un Mandzukic che ci metteva in superiorità numerica in ogni parte del campo, perché noi giocavamo con un centrocampista in più e con un terzino in più. Cioè, il sacrificio di Mandzukic, che poi non è che ha fatto caterve di gol, ma ci ha messo in condizione di supportare 4 punte perché tornando indietro metteva in superiorità numerica sia il centrocampo che la difesa. Sì. Se tu decidi di non avere una punta da 25 gol, ma di avere una boa che apre gli spazi e poi ti manda in superiorità numerica il resto della squadra, onestamente potrei anche preferirlo. Però in questo modo mi crolla Icardi, perché Icardi torna indietro solo con le fionde. Sì, non si fa con le figurine, ovviamente, la formazione è Non, normale. esatto. Sì, io Volevo vedo. Poi un mettere il focus attimo. su una domanda che è stata fatta Sì, ok, riguardo a un eventuale scambio tra Donnarumma e Federico Bernardeschi. benissimo. Allora, adesso apriamo un altro discorso, però io sinceramente, vabbè, Bernardeschi lo dico secco, lo cederei, perché secondo me come giocatore, almeno dal punto di vista dei giocatori offensivi, non lo vedo come un possibile titolare della Juventus. Io lo ripeto, l'avrei riciclato in un altro ruolo come esterno sinistro, però andava provato. Quindi. Però per Donnarumma, io credo che la Juve in questo momento abbia necessità di investire non sul ruolo del portiere. Il portiere è un ruolo coperto per me, quindi io preferirei spendere soldi in altri ruoli. Velocemente, perché sennò usciamo fuori scaletta, quindi un giro veloce, sì o no, Federico? No, io sono d'accordissimo con te. Francesco? Io Bernardeschi lo terrei come esterno sinistro, lo terrei in un 4-4-2, è una questione di ruolo e non di caratteristiche. Perfetto, quindi sei d'accordo con me come esterno sinistro. Sì. Ferdinando, tu? Ok, No, neanche io lo cederei, ragazzi. Bernardeschi no. ho capito. Ragazzi, vedo anche c'è chi ha fatto il nome di Boga, però Boga a parte è un giovane, è un giocatore del Sassuolo, poi è più un giocatore, diciamo, dribblomane, insomma, anche lui è un contropiedista, un altro tipo di giocatore. Noi ovviamente facciamo riferimento al numero 9. Direi che questo argomento è stato sviscerato abbastanza, no? Vogliamo. Federico, Ultimissima vuoi cosa, aggiungere?
cosa tra i commenti, giusto per lanciare un'ultima frecciatina, c'è stato Antonio che aveva detto: io cederei anche Ronaldo e prenderei Pogba, Tonali, Icardi e un terzino. Io Ronaldo me lo terrei a vita fino a quando riesce a camminare, non so voi, però non lo cederei per nulla al mondo, insomma. Allora, questo cammina fino a 90 anni, eh. Per questo, pure per quello, insomma. su Cristiano Ronaldo dobbiamo la valutazione anagrafica non va fatta perché ha dimostrato, perché quest'anno era in formissima, a parte un mese dove aveva un problemino fisico, quindi non possiamo dire che i suoi 35 anni sono i 35 anni di un altro giocatore. Cioè Ronaldo atleticamente è superiore a Higuaín, che è ben più giovane di lui. Quindi secondo me Cristiano Ronaldo è un giocatore che al momento non possiamo dire. Io quando lo prese la Juve pensai e dissi che avrebbe garantito almeno 3 anni. Siamo al secondo anno, quindi ancora un altro anno secondo me ad altissimi livelli. Però non sarei sorpreso se anche a 37 anni, 38 anni, Cristiano Ronaldo, magari dosato, perché ovviamente andrà dosato, insomma potrebbe fare ancora la differenza. Anzi, io sono convinto che farà ancora la differenza. Al di là del discorso della personalità, dell'appeal mediatico, immagine, eccetera, sto parlando solo di un discorso tecnico ristretto a Cristiano Ronaldo, quindi neanche sull'influenza che può avere sugli altri, quindi io me lo terrei stretto. Voi che dite? Io mi sono già espresso, quindi lascio la parola agli altri. Francesco? Cristiano Ronaldo non si tocca nemmeno per scherzo, ragazzi, non scherziamo. Ok, Ferdinando? Che il problema sarà dosarlo, perché lui vuole giocare sempre. È vero. Massimo? Io vorrei ricordare che un certo Roger Milla si è Sì. fatto un mondiale a 41 anni, ma da attaccante, non da portiere. Sì, ovviamente. Portando tra l'altro il Camerun al quarto posto, mi sembra proprio in Italia. Struttura fisica, sicuramente la natura gli ha dato tanto. Ma Ronaldo, con la sua serietà di allenamento, dura per sempre. Me lo terrei per sempre. Io ricordo un'intervista fatta al suo amico, il terzino con i capelli Marcello. giganti, eh? Marcello. Marcello, invitato a casa di Cristiano Ronaldo, accettò con piacere e si ritrovò l'insalatina, una fettina di carne e Anche niente. E con le lui ha braccia. fame. Cioè, Ronaldo dosa ogni caloria. Lui non è un atleta, è uno scienziato. Sì, anche Fra raccontava questo aneddoto. Perciò per Ragazzi, sempre Ronaldo. io vedo che praticamente il nostro amico Antonio Marrandino cederebbe tutti, anche Higuaín, però non voglio aprire questo capitolo perché altrimenti andiamo fuori scaletta e poi diventiamo un po' disordinati nell'esposizione. Se siete d'accordo, io introdurrei la nostra nuova rubrica che abbiamo deciso di chiamare Gregari e Leggende. Quindi Gregari e Leggende perché? Perché nello specifico oggi ricorderemo le gesta di Moreno Torricelli, però noi intendiamo ricordare sia grandissimi campioni. Dal punto di vista anche tecnico possono essere stati Zidane, Del Piero, insomma, Nedved, Platini, eccetera. Però vogliamo anche dare spazio a leggende come Moreno Torricelli, perché è una leggenda per la Juventus. Però definiamo gregari, indicando come gregari coloro che magari facevano, hanno fatto, insomma, o fanno soprattutto un lavoro di quantità. Quindi giocatori forti, giocatori che hanno dato moltissimo alla causa bianconera, perché Torricelli nello specifico è stato titolare per tanti anni, protagonista di Champions League, eccetera. Però identifichiamo con questo termine coloro che magari non sono saliti alla ribalta per qualità tecniche e quant'altro. Quindi penso di aver spiegato anche ai nostri amici, perché ovviamente per noi è solo un termine positivo, insomma, usiamo in modo positivo questo termine. E quindi, prima di passarvi la parola, ricordo che Torricelli arrivò alla Juve nel 92 dai dilettanti dalla Caratese, perché dopo un'amichevole trapattoni vide le qualità di questo ragazzo, che poi tra l'altro lavorava in una falegnameria, quindi da qui il soprannome di Geppetto, eccetera, e lo testò, quindi lo tenne in prova alla Juventus e poi ha fatto una carriera dal 92 al 98 da protagonista, vincendo Scudetto, Coppa Italia, Supercoppa, Coppa UEFA e protagonista assoluto, non so se lo ricordate, della finale del 96 a Roma di Champions, una finale dove fece una partita strepitosa. Io quando guardavo Torricelli giocare ero un bambino e ricordo un'espressione di Mughini, di Giampiero Mughini, disse: per me Torricelli è la Madonna, per dire, cioè l'ammirazione verso questo giocatore. Io quella finale di Champions, così come il gol che fece con il Glasgow Rangers, bellissimo, non la dimenticherò mai, davvero un terzino
perché se ricordate poteva giocare sia a destra che a sinistra, quindi un giocatore sicuramente forte fisicamente, prestante di quantità, ma che davvero incarnava lo spirito della Juve, anche uno spirito operaio, quindi davvero ho un ricordo bellissimo, l'ho anche conosciuto personalmente, è una persona molto disponibile, quindi io davvero lo ricordo con affetto. È uno degli eroi della mia infanzia, perché ovviamente io quando insomma ho 12-13 anni ho cominciato a seguire la Juve in modo più attento, e era la Juve di Marcello Lippi, quindi quelli rimarranno sempre nel mio ricordo come degli eroi. Massimo, tu cosa ci vuoi dire di Torricelli? Che quando io avevo già qualche anno in più, quando fu preso dalla Juve, là per là nel 93 quando arrivò non è che ci avevo fatto tanto caso, poi lo soprannominai il Harrison Ford del calcio, perché se sapete Harrison Ford è diventato attore diciamo quasi per caso, ed è la dimostrazione che con la serietà, l'abnegazione, l'allenamento puoi giocare anche nella Juve. Io l'unica finale che ho visto allo stadio l'abbiamo vinta, io ero a Roma e veramente ero incantato da questo ragazzo che giocava insieme ai supercampioni ed era alla loro altezza con la serietà, l'allenamento, niente chiacchiere, e avanti con la maglia sempre. Questi sono i grandi esempi. Se molti campioni che, di altre squadre avessero avuto la metà della serietà di Torricelli, staremo parlando di tante altre leggende. È un grande proprio. Sicuramente. Io saluto anche Michele Di Rauso che si è collegato da poco. Ovviamente i nostri amici stanno adesso elencando tutti i giocatori che potremmo ricordare della Juventus, andremo con ordine ovviamente per essere insomma precisi e ordinati nell'esposizione appunto. Quindi Federico, tu cosa ci vuoi dire su Torricelli? Allora, innanzitutto mi avete rubato parecchie delle cose che volevo dire, quindi cercherò di rimarcarne alcune e di aggiungere qualche piccola chicca. Anche per me è stato una sorta di idolo della giovinezza, non posso dire infanzia perché soprattutto nel 96 io avevo già quasi 18 anni, quindi non ero più diciamo tanto piccolino, però poiché io nella mia, chiamiamola, carriera calcistica a livello dilettantistico ho giocato come terzino sinistro, lui per me è diventato anche per questo motivo un idolo. Poi la sua storia che hai rimarcato tu, Domenico, dalla Carratese alla Juventus, diciamo il sogno un po' di ogni bambino che inizia a giocare a calcio, che si rivede poi proiettato sui palcoscenici seri. Hai perfettamente ricordato le sue vittorie più importanti, anche io ero a Roma nel 96 e sono fortunato ad aver visto sollevare al cielo quella maledettissima coppa, non la cito neppure perché per scaramanzia. E niente, mi ero preso qualche appunto, vi dico la verità, Moreno Torricelli ha giocato in maglia bianconera 153 volte siglando 2 gol, nella sua personalissima bacheca, oltre alla Champions League, vanta comunque 3 titoli nazionali, 2 Coppe Italia, 2 Supercoppe Italiane, una Supercoppa Europea, una Coppa Intercontinentale e la Champions. Direi che è un palmarès di primissimo livello che tanti giocatori che vestono oggi la maglia della Juve non possono vantare. Sì, poi giocò anche l'Europeo del 96, non vorrei sbagliare con la Germania, i Mondiali, è stato convocato anche se non ha giocato. È stato un giocatore di assoluto livello, partendo davvero dal basso, quindi... Francesco, vuoi aggiungere qualcosa, un ricordo? Ragazzi, Torricelli è l'emblema del romanticismo del calcio, perché uno che parte da una falegnameria e gioca a calcio, come sua stessa dichiarazione, gioca a calcio per hobby, si ritrova in Serie A e si ritrova a vincere la Champions. E questo fa capire tanto, fa capire che nel calcio, come nella vita, non ci deve essere per forza il talento o quella classe cristallina, ma con l'abnegazione, con la grinta, con la fame, con la voglia di emergere, si possono raggiungere degli obiettivi. Lui è amato dal popolo juventino perché innanzitutto perché ha dato tanto alla Juventus e poi soprattutto perché, come si suol dire, è un uomo del popolo, no? È un uomo che con la sua, è rimasto umile continuando a giocare nella Juventus e soprattutto lo contraddistingue la sua generosità. Lui faceva la fascia, era molto piccolo, ma ricordo che lui
macinava chilometri e chilometri e permetteva, proteggendo tecnicamente, tatticamente parlando, anche i giocatori con più estro, no? Un Del Piero che aveva un po' più di spazio, un po' magari tornava meno, ma aveva più energie per esibire il proprio estro. Quindi Torricelli è un giocatore che ha realizzato il sogno di ogni bambino, come avete già detto. Sì. Quindi passo anche la parola a Ferdinando, se vuole... Sarò breve perché avete detto praticamente tutto, è la favola perfetta, è la favola perfetta, abbiamo tutti un bellissimo ricordo di Torricelli. Lui diceva, tra l'altro, di non ritenersi un gran calciatore, ma un buon corridore, perché lui le fasce praticamente saliva e scendeva per 90 minuti, quindi la sua fortuna, lui diceva, era questa. Comunque, sì. Grande Moreno, felici di averti avuto con noi. Io saluto anche, sì, saluto anche Fabrizio Orlando, Fabio Smeragliolo ci salutano e niente, insomma. E vi vorrei anche, per chiudere quest'angolo nostalgia, perché davvero abbiamo detto tutto, vorrei anche ricordare che quando Torricelli passò alla Fiorentina, la Fiorentina aveva Rui Costa, Batistuta ed Edmundo. E se non erro, vinse anche una Coppa Italia, non vorrei sbagliare, ma sono quasi sicuro. Quindi per dire che calcio era, il calcio delle sette sorelle, quindi anche per dire che un giocatore che si è affermato in un calcio comunque con una Serie A che era il top, era una Serie A superiore a quella di oggi, no? Quindi ulteriore onore al merito, non so se siete d'accordo. Ma infatti con la Juve mi sa che ne ha vinta una di Coppa Italia, la seconda Coppa Italia era quella a Firenze. Sì, esatto, vinse la prima, anche lì il primo anno vinse Coppa Italia, Scudetto, esatto. E perse la finale tutto contro il Parma. Saluto anche Giuseppe Carrino che insomma manda i suoi saluti. E io penso che su Torricelli abbiamo detto tutto, siamo stati concisi, però credo anche esaustivi e precisi. Quindi poiché il nostro prossimo argomento anche interessante, direi di, se siete d'accordo, di passare avanti. E oggi, come abbiamo detto, noi stiamo facendo un focus partendo sugli ultimi otto scudetti. Siamo partiti dal trentesimo, parliamo del trentunesimo, quindi 2012-2013, sempre insomma la Juventus di Antonio Conte, però non dico nulla perché voglio far iniziare proprio Ferdinando, visto che prima abbiamo chiuso Ferdinando, adesso iniziamo da Ferdinando. Ragazzi, quella era la Juve col grande centrocampo. C'avevamo Pogba, c'avevamo Pirlo, c'avevamo Vidal e c'era Marchisio. Marchisio, tra l'altro, quel trentunesimo ha giocato un ottimo campionato, direi, forse. E poi c'era la nascita Pogba, questa scommessa della Juve, no? Un po'. È venuto fuori questo fenomeno che a tutt'oggi è il grande sogno. E poi mi ricordo Vidal devastante anche in fase offensiva, quegli inserimenti che voleva Conte, è stata la riconferma di quanto avevamo fatto, anzi forse ancora di più, perché a differenza del primo scudetto Conte, il trentunesimo forse è stato devastante in confronto all'altro, cioè abbiamo dato veramente filo da torcere a tutti quanti, no? Sì, sicuramente. E abbiamo Massimiliano che ricorda il gol di Pogba contro il Napoli. Se ho ricordato, un sinistro a volo, sì, con sì, palla sì, che rimbalza sì. Di sinistro, lui comunque sì, sa tirare benissimo anche col sinistro, non destro. Ce n'è uno, scusami se ti interrompo, anche quello con l'Udinese, che è bellissimo. Ne fece due, un altro con la ruleta. Stiamo parlando di gol da videogioco davvero. Veramente è uscito fuori il Pogba che era fortissimo. Sì. È fortissimo, penso che sia ancora... Sì, sicuramente. Francesco, tu che ricordo hai? Ma il primo ricordo che ho di quello scudetto è una frase che disse Antonio Conte. Disse: vincere è difficile, ma continuare a farlo è ancora più difficile. Io, se devo essere onesto, a inizio anno non ero proprio così sicuro che la Juventus avrebbe vinto quel campionato, per due motivi. Il primo era extracalcistico: sappiamo che Antonio Conte non ci fu e fu squalificato per 4 mesi, e sappiamo tutti cosa rappresentava Antonio Conte per noi, era il nostro condottiero, era l'uomo in più, era l'uomo che interveniva quando la squadra era in difficoltà, era veramente il dodicesimo uomo, e quindi fu un danno sotto il punto di vista tecnico. E la seconda cosa che ricordo
un mercato, a parte due elementi, un mercato molto deludente, perché i due colpi positivi furono a Samoa, del quale ho, conservo un ottimo ricordo, perché un ragazzo che ha dato tantissimo alla Juventus e fece delle ottime stagioni. E poi il colpo quasi del secolo, che fu Pogba preso a zero, che fu un colpo assurdo. Ma per il resto la Juventus fece un mercato molto deludente. Arrivarono gente come, a gennaio arrivò Peluso e Anelka, ad agosto arrivò Bentner, poiché la Juve aveva trattato Llorente, ma non riuscì perché doveva pagare la clausola rescissoria. Un altro acquisto deludente della Juventus fu ad esempio Sebastian Giovinco, adesso non perché io il presidente Guaracino voleva essere Nostradamus che prevedevamo il futuro, ma si sapeva che un ragazzo come Giovinco, che arrivò anche con un importante sborso economico, non poteva reggere un certo tipo di attacco, non sotto il punto di vista tecnico, per carità, nulla da dire, ma fisicamente quella Juventus era una Juventus strutturata, una Juventus forte, che faceva 70-80 minuti nell'area avversaria. Lui col Parma fece benissimo, ma aveva praterie davanti, quindi trovò tantissime difficoltà, non riuscendo a risultare comunque decisivo, non riuscendo mai a sfondare, non riuscendo a fare quel salto di qualità. Un altro errore sul mercato fu Maurizio Isla, che arrivò quell'anno insieme ad Asamoah, un altro giocatore fallimentare. Quindi la Juventus riuscì a vincere non tanto con i nuovi acquisti, ma riuscendo a consolidare innanzitutto la BBC, che divenne un vero e proprio muro perché veniva da un anno di esperienza dell'anno appunto precedente, e soprattutto un centrocampo, come ha detto bene Ferdinando, un centrocampo spettacolare, perché ci fu la vera e propria consacrazione di Claudio Marchisio, tra l'altro anche come goleador, veramente una mezzala moderna, arrivò quasi a 10 gol stagionali, ricordo anche una doppietta in Coppa Italia. Vidal veniva da un anno in più di esperienza e diventò anche lui ancora più decisivo, e giocatori come Pogba e Pirlo, che sono indiscutibili. Poi Pogba, ricordo il primo gol, come avete detto bene voi, con Napoli, già da lì si capì che era veramente un fenomeno. Quindi ricordo con piacere quella Juve, ma quello scudetto mi sorprende onestamente. Federico, tu che ricordo hai? Allora, io prima vi volevo far ricordare anche una cosa che ancora non avete citato, ovvero la scritta che quell'anno venne posta sulle maglie e che oscurò le due stelle per protesta, ovviamente perché ci venne impedito di esporre la terza stella. Noi giocammo con la scritta 30 sul campo, che fu una cosa particolare, secondo me un gesto di un'intelligenza esagerata da parte della società. È un messaggio che ovviamente è stato mandato per far sì e per testimoniare ancora una volta che gli scudetti noi li vinciamo sul campo e non in altro modo. Detto questo, ovviamente mi associo un po' a quello che avete già detto, ovvero secondo me quell'anno abbiamo avuto forse uno dei centrocampi più forti che io ricordi della Juventus, perché oltre a un Marchisio in forma smagliante avevamo Pogba, che come ha detto giustamente Francesco è stato definirlo un affare poco e di poco, preso a parametro zero ed è esploso praticamente dopo pochissimo, ha fatto una stagione mostruosa, avete giustamente ricordato il gol col Napoli e con l'Udinese. Io poi la partita con Napoli da napoletano la vivo diciamo leggermente, quindi quella partita e quei due gol, perché mi ricordo che prima del gol di Pogba, se non erro, segnò Caceres di testa poco dalla fine, insomma fu una partita particolarmente combattuta. E poi niente, io credo che l'odiato barra amato Antonio Conte si confermò quale allenatore che mette un qualcosa in più rispetto agli altri, un vero e proprio dodicesimo uomo in campo. E io continuo a dire che nonostante sappiamo bene adesso dove sieda, io lo ritengo un grandissimo allenatore e gran merito della Juve che poi è sorta, che ci godiamo da 8 anni a questa parte, lo dobbiamo secondo me anche al ciclo di Conte ovviamente. Massimo, tu che ricordo hai? Io tengo due ricordi, uno estremamente positivo e l'altro estremamente negativo. Partiamo da quello positivo, perché di tutti gli scudetti, quella fu la Juve con la più alta foga distruttiva. Aggredivamo tutto ciò che si muoveva. Se vedete i gol, noi entravamo da tutti i lati.
anticipando qualsiasi mossa dei difensori. Con Pirlo che lanciava palle magiche da qualsiasi lato, anche i nostri terzini. Io ricordo una frase di Stefan Lesteiner che disse: quando vedo Pirlo non devo pensare, devo correre. La palla gli arrivava, noi veramente entravamo da tutti i lati con una foga agonistica che l'anno precedente non avevamo a questi livelli qua. La cosa negativa è che, come sappiamo, tutti i cicli prima o poi si devono interrompere. Ma è possibile che noi interrompiamo il ciclo di vittorie in casa proprio con l'Inter? dai! Tra l'altro, ho fatto di tutto per non ricordarla sta cosa. Allora, ci sono dei ricordi che a me mi si fissano in testa e non escono più. Sì, ragazzi, però collegandomi a quest'ultimo ricordo di Massimo, io proprio in quella partita capii che Stramaccioni, a mio giudizio personale, ovviamente non era un allenatore assolutamente, un allenatore da top club, un grande allenatore, perché lui, se ricordate bene, lì Marotta sbagliò, fece delle dichiarazioni un po', insomma, troppo spavalde prima della partita, perché Stramaccioni venne col tridente a Torino. Però lui la partita non la vinse col tridente. La vinse quando mise Guarin, quando gli attaccanti diventarono prima due e poi uno, perché poi se non sbaglio mise addirittura Mudingai. Quindi lui non vinse la partita col tridente, la vinse quando alla fine giocò con due e con una punta. Quindi, poiché lui millantava di aver vinto col tridente a Torino, io capii che non aveva compreso bene l'andamento della partita, quindi mi tranquillizzai. Poi vedo che altri amici ricordano Pereira, però Pereira è stato acquistato successivamente, quindi direi che adesso non è il caso di affrontare quest'altro argomento. E voglio solo aggiungere ai vostri ricordi il gol di Pogba, sicuramente quello con il Napoli, quello col Udinese, ma anche quello col Bologna al 92esimo, il gol di Giaccherini al 93esimo, 94esimo col Catania, sempre con un aggancio strepitoso di Paul Pogba. Quindi è stato un anno importante, perché Marchisio, è vero, ha fatto davvero una stagione, fece una stagione strepitosa, però abbiamo visto l'embrione e poi la nascita di quello che poi sarebbe stato uno dei centrocampi sicuramente più forti, io credo, almeno della storia della Juventus, ma in assoluto. E Paul Pogba, Francesco lo sai, era un mio pupillo, già da agosto lo seguivo un pochino, ero contentissimo dell'acquisto di Pogba, tant'è che con il Celtic, vi ricordo ricordo questo aneddoto, io addirittura, considerando la partita, volevo Pogba titolare, e molti mi guardavano dubbiosi, insomma, e invece no, Pogba poi si è dimostrato essere quello che è, insomma. E vedo che anche i nostri amici ricordano la traversa di Quagliarella allo Stamford Bridge. Poi potremmo parlare della Champions, dove la Juve per un ritorno in Champions credo che abbia un cammino non negativo, insomma, battemmo il Chelsea e la partita dell'andata, la prima partita del girone, stavamo sotto di due gol, segnò Vidal con mezza gamba e Quagliarella prima segnò e poi rischiò un euro gol. Quindi Massimo, volevi intervenire forse, volevi aggiungere qualcosa? Ricordo che, a parte il campionato eccezionale di Quagliarella di quell'anno, Quagliarella mi sa che fece, non ricordo contro chi, un gol in rovesciata che se l'avesse fatto Ronaldo ne avremmo parlato nel secolo prossimo. Col Pescara, anche col Chievo, se non sbaglio, fece una sforbiciata. Quell'anno ne fece vari. No, a un certo punto la coppia Matri-Quagliarella fu una coppia positiva in Italia, però poi pagammo il conto in Europa, dove con tutto il bene servivano giocatori ancora più forti. Col Bayern Monaco Matri-Quagliarella non bastava. Quindi fummo eliminati e capimmo anche un po' la nostra dimensione, che in Italia era una dimensione già ottimale, ma in Europa era sicuramente deficitaria, perché il Bayern Monaco diede un senso di superiorità netto, cioè non c'era discussione, eravamo inferiori e sicuramente però è stato un anno importante, come ha detto Francesco, per confermarsi, che è una cosa importante. E voglio fare anche i complimenti a Francesco, perché Francesco, vi assicuro, non è una vedova di Conte, però ha analizzato in modo oggettivo la stagione, dando onore al merito. E in Europa capimmo i nostri limiti, insomma, è importante però comunque fare una prima stagione così. Quindi in confermarsi è sempre una cosa difficile e fondamentale. Non so se volete aggiungere qualcosa, vedo se c'è qualche domanda. Io ricordo una dichiarazione del presidente Guaracino su Pogba, quando non lo conosceva nessuno. Disse, ricordo eravamo in palestra quel giorno, disse: ragazzi, Pogba, che tutti prendevano in giro, disse: vabbè, avete preso il tarocco di Drogba.
disse il presidente Bonacino, disse: no, ragazzi, Pogba è uno che ha i piedi di Zidane col fisico di Pera. Tutti dissero quel giorno, però ha avuto ragione. Sì, ma infatti anche quando fu ceduto, prima che venisse ceduto, io dicevo che per me valeva 200 milioni, cioè la Juve per me l'ha ceduta pochissimo e mi prendevano tutti in giro quando già io lo valutavo 100 il primo anno. È vero, su Pogba ce lo possiamo togliere questo sassolino, sono stato abbastanza preso in giro, però io sinceramente penso, ero convinto di avere ragione e penso che sinceramente Pogba abbia dimostrato già, nonostante l'età ancora giovane, di essere un campione assoluto che comunque già di diritto è nella storia del calcio. A mio giudizio, al Manchester forse ha fatto un passettino indietro perché la squadra non è all'altezza, l'ambiente, eccetera, e dovrebbe giocare. Penso che la Juventus sarò di parte, ma è proprio l'ambiente ideale, sarebbe l'ambiente ideale per Pogba. Dovrebbe giocare in una squadra superiore, ma non per storia, dico proprio per qualità della rosa, perché altrimenti rischia davvero di sprecare degli anni, anche se con la nazionale ha vinto il mondiale da protagonista. E più o meno i nostri amici vedo che sono d'accordo con noi. Volete aggiungere qualcosa o vogliamo Io passare direi avanti? di andare a consigliare anche stasera qualcosina di diverso. Perfetto, oggi vedo che siamo stati precisi e rapidi. Passiamo alla nostra rubrica Oggi ti consiglio. Quindi, come ogni puntata, insomma, come in ogni puntata, daremo un consiglio ai nostri amici. Poi siamo anche lieti di riceverne, magari, insomma, qualcosa di bello da fare anche in questo periodo un po' di quarantena. Partiamo proprio da Federico. Federico, tu che consiglio vuoi dare oggi? Ecco, io speravo che invece non partissi da me perché ho detto per cambiare argomento, invece io resto, diciamo, sulla tematica calcistica perché sto vedendo una serie su Netflix, su Tevez, Apache, che è molto molto bella, ma non solo per l'ambito calcistico in sé, ma proprio per tutta la storia, per tutto il contorno. Ci fa vedere lo spaccato di quello che è la realtà, diciamo, argentina di alcuni quartieri di Buenos Aires e via discorrendo. Quindi, secondo me, è una serie che può essere tranquillamente vista in questo periodo. E poi, ovviamente, Tevez lo portiamo nel cuore un po' tutti quanti, quindi, la consiglio vivamente. Sì, io l'ho vista quando è uscita e mi unisco al consiglio di Federico. Davvero è, poi per chi insomma ama la Juve, ama Tevez, sicuramente può vederla tranquillamente. Un ottimo consiglio. Francesco, tu cosa ci consigli? Ragazzi, io sto seguendo una serie TV ovviamente su Netflix perché ne sono assolutamente assuefatto da Netflix. E si chiama Elite, ennesimo consiglio del presidente Guarnascino. Non è per tutti, non è una serie per tutti, però è una serie a cui bisogna dare fiducia. Bisogna dare fiducia perché ti tiene incollato e quando una serie ti tiene incollata alla TV vuol dire che merita. Quindi prendete nota. Sì, vedo che ci consigliano anche un libro di Agatha Christie e io sottoscrivo, quindi accetto volentieri. Ecco qui il consiglio, che poi è Massimiliano che scrive, insomma, con un altro nome, perché ha scritto solo Messia sotto mentite spoglie. Ferdinando, tu cosa ci consigli? No, io stasera esco un po' fuori tema. A chi come me ama la musica, ama lo strumento musicale, consiglio, visto i giorni da passare a casa, di approfondire un po' lo studio dello strumento in sé per sé. Va bene? Sì, un ottimo consiglio. Io sono il pianoforte, quindi abbraccio il tuo consiglio completamente. Stasera Massimiliano, Massimo. non so se fate, riuscite ad inquadrarla. Sì, sì, sì. Aspetta, la inquadriamo Questa è. meglio. Allora ci suonerai qualcosa in diretta qualche volta. Ah, certo, ho in mente Benissimo. qualcosa, e poi vi farò la sorpresa, non vi preoccupate. Già ci ho Ottimo, ottimo. pensato. Max, che ci consigli? Allora, dopo aver consigliato modellismo, libri e un film. Questa volta mi sono un po' soffermato su una cosa che è successa la settimana scorsa col campionato di Formula 1 fermo, rimandato, forse annullato. Diversi piloti hanno organizzato un evento di Formula 1 virtuale. Tra l'altro, il buon Charles Leclerc ha vinto con oltre 10 secondi di distacco. E siccome ci sta una promozione che, diciamo, a estrazione e invito, una persona normale correrà insieme ai campioni, sperando, mi sto allenando a Formula 1 no, 2019 della Codemaster, visto che sono disposto di volante e postazioncina,
sperando di poter correre insieme ai campioni. Perciò diamoci a un buon videogioco di simulazione. Sì, poi Massimo è stato, insomma, si è contenuto perché non ha solo il volante, ha proprio l'auto di Formula 1 in casa. E ancora la devo vedere, però lo so, se le sto spiegando con il casco, quindi insomma con invidia lo sto dicendo. E tocca a me, prima di chiudere, do un consiglio. Questa volta parlo di giochi per la gioia di Federico e ti consiglio questo gioco. Lo conosco benissimo. Wow, questa è la versione straniera, perché a Federico ho regalato la versione italiana. È un gioco di carte, è un gioco solo per due, quindi penso sia l'ideale per chi sta in casa in questo momento, magari con la moglie, insomma, o con un solo familiare, eccetera. Può giocare tranquillamente perché è davvero adatto ai neofiti. Si devono semplicemente scambiare, barattare delle merci, dei beni con dei cammelli, si fanno dei punti. È molto più divertente di tanti giochi tradizionali. Federico penso che lo può confermare, perché ci gioca molto con sua moglie, che non era un'appassionata. Posso aggiungere solo questo: se l'ha imparato e se è appassionata anche mia moglie, veramente è una scelta azzeccata, perché veramente è piacevole, non è lungo ed è un bel gioco. Veramente si possono giocare tre manche, davvero è molto divertente. Si può giocare anche online se riuscite a connettervi, perché in questo momento connettersi su certi siti è difficile, Board Game Arena, perché vanno in sovraccarico. Quindi vi consiglio Jaipur, questo gioco di carte, un gioco da tavolo molto simpatico e divertente. E questo, ragazzi, io penso che possiamo ringraziare, ringrazio voi innanzitutto e vi abbraccio virtualmente, ringrazio i nostri soci e spero davvero di poterli vedere quanto prima, tutti gli amici bianconeri che hanno fatto domande, ci hanno seguito e hanno interagito con noi, e quindi se non vi sono cambiamenti l'appuntamento è per venerdì prossimo. Ovviamente comunicheremo previamente l'orario e il giorno, comunque daremo conferma. Quindi un saluto a tutti e un abbraccio bianconero, state a casa e forza Juve. Fino alla fine, forza Juventus. Ciao a tutti. Ciao.